ho dovuto cambiare logo, cioè ho scelto di cambiare logo da Marani.g in punto Giulia Marani, che è il mio nome, per facilitare appunto la vendita anche nel mercato dell'Estremo Oriente, qua anche Cina, dove è meglio avere il nome di persona completo, cioè una figura fisica piuttosto che un'abbreviazione. Per il prossimo autunno-inverno la mia collezione, che è composta solo da 40 capi, solo di maglieria, tutti speciali, quindi non basico ma tutti con un contenuto visivo, grafico molto forte, l'ho intitolata Alchimie. Alchimie perché riassumono bene un po' il concetto di base, che è quella dell'interazione, della chimica, della fusione fra arte e moda. Per la prossima stagione infatti ho chiesto a un artista, Giulio Zanetti, di collaborare, dandomi l'apporto artistico, dandomi la sua influenza di colore molto diciamo vibrante, molto puro nelle forme ma sporco nel gesto artistico, quindi nella manualità, applicato poi al processo industriale e a capi industrializzabili che ho sempre realizzato all'interno della mia azienda di famiglia, insomma, che mi dà la possibilità di sperimentare dal filo alla stampa, al ricamo, tutto internamente. Materiali utilizzati sono tanti, anzi tantissimi, perché appunto avendo la possibilità di attingere anche un po' all'archivio storico nostro, vado a ripescare anche alcuni filati degli anni 90, magari che sono rimasti in magazzino da tanti anni, oppure a utilizzare filati tecnici super tecnologici giapponesi come il filato metallico che dopo vediamo in una maglia che sembra quasi una maglia metallica, oppure un lurex sottilissimo, proprio quasi impalpabile, lavorato poi in vanisè con della maglia e sovrastampato, insomma mixo materiali super contemporanei ad alcuni più classici e storici come il cashmere o i filati moulinet che andavano tanto negli anni 70.